Ciao ragazze, bentornate nel canale. Oggi vi faccio vedere tre modi di condire la pizza. Andiamo alla prima pizza. Ho preso una pasta d'acciuga e col dito spargo qualche pezzettino qua e là. Non troppo perché altrimenti verrebbe troppo salata. Poi ho preso dei pomodorini che taglio in tre parti e anche questi vengono sparsi qua e là. Aggiungo delle olive, queste sono denocciolate, le avevo prese alla Lidl, e poi metto le spezie, quelle che più voi amate. Io ho messo prezzemolo, origano, ho messo un po' di rosmarino, in modo che viene abbastanza saporito. E poi immancabile peperoncino, a me piace molto piccante. E poi una spolverata di parmigiano o pecorino, quello che più vi piace. Andiamo alla seconda. Metto pomodoro, tonno, questa abbastanza sfiziosetta, e poi aggiungo una bellissima cipolla di Tropea, però l'ho tagliata in maniera molto molto sottile in modo tale che non rimane completamente cruda al momento della cottura. Poi aggiungo ancora qualche olivetta. Ancora peperoncino, spezie, quello che più vi piace. E qualche tocchettino di mozzarella. Questa è una mozzarella che ho preso alla Lidl, adatta proprio per pizza. E andiamo a infornare. Andiamo alla terza. Sporco il fondo della pizza con sempre questa salsa, io uso la Mutti, mi ci trovo abbastanza bene. E aggiungo dei tocchetti di mozzarella. Aggiungo da questo mix di formaggi, ho preso una fetta di Emmental. E poi ho aggiunto questa salsa deluxe presa alla Lidl, che è una salsa di tartufi. È favolosa, ve la consiglio anche per fare della pasta, per metterla appunto come ho fatto io sulla pizza. È veramente ottima e poi non costa nemmeno moltissimo. E la inforniamo. Aggiungo un goccio d'olio. Ed ecco la prima pizza pronta, uscita dal forno. Che profumino, ragazzi, che profumino. A metà cottura dell'ultima pizza che vi ho mostrato, aggiungo della bresaola e poi della rucola. Che più ne mettete, meglio è, secondo me. Ecco, avevo aggiunto anche dei capperi, ma avevo dimenticato a riprenderlo, che secondo me ci stanno anche molto bene. Eccola qui pronta, ed ecco anche la terza pizza, anche lei prontissima da mangiare. E questo è tutto, ragazze, vi mando un grosso bacio, spero che di avervi dato insomma delle idee. Era tutto buonissimo. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!